Erano rappresentate praticamente tutte le sezioni dell'ANMI nella regione toscana all'incontro organizzato a Castelnuovo Carfagnana nella giornata dedicata alla prevenzione di incidenti e morti sul lavoro. Vivere un diritto, il lavoro sicuro è un dovere. È questo lo slogan che ha accompagnato la manifestazione che si è aperta in Duomo con la messa dedicata ai partecipanti all'iniziativa arrivati da tutta la Toscana. Dopo la messa, tutti in corteo aperto dalla Filarmonica Giuseppe Verdi, hanno attraversato il centro storico di Castelnuovo per raggiungere due monumenti ai caduti sul lavoro. Lì le istituzioni hanno reso omaggio con la deposizione della corona di alloro ai caduti. Ogni anno sono davvero troppe le persone che escono da casa per andare a lavorare e non ne fanno ritorno. Ma quattro morti al giorno non sono certo da trascurare, perché se non le sommiamo in un anno sono 1.400, sommiamole per 10 anni è una vera guerra. Quindi le notizie che passano oggi purtroppo al telegiornale sono di una guerra fatta con le armi, è una guerra per le vittime che sono sul lavoro. Quindi per noi è importante ricordare a 365 giorni questo problema, perché non siamo morti bianche. Le morti bianche sono il bimbo nella culla che muore all'improvviso. Noi siamo persone che la mattina si alzano per andare al proprio lavoro e vorrebbero rifare ritorno alle proprie famiglie. La manifestazione si è conclusa al Teatro Alfieri, dove si è svolto il convegno aperto dai saluti istituzionali del sindaco Andrea Tagliasacchi per l'Unione Comuni della Carfagnana, Fella Mariani. Poi è iniziato l'incontro moderato da Loris Marchi con gli interventi del presidente territoriale ANMIL Max Mallegni e quello del presidente regionale Alessandro Grassini.